Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e davanti a noi potete vedere il Galaxy Fame, il nuovo cellulare di fascia bassa di Samsung in stile Galaxy S3. Ormai quasi tutti prendono quel design, che probabilmente cambierà in futuro quando arriverà il Galaxy S4. Questo smartphone di appunto fascia bassa ha un processore da 1 GHz e una RAM da 512 MB. Pur avendo delle caratteristiche hardware piuttosto scarne, infatti abbiamo un display da 3,5 pollici e una risoluzione HVGA, display TFT tra l'altro, abbiamo quasi tutte le funzioni che troviamo anche nei top di gamma, tranne naturalmente il multiview eccetera. Scusate se a volte compariranno dei pop-up, ma c'è attiva la demo e quindi siamo impossibilitati a toglierla. Come potete vedere abbiamo già la funzione relativa allo Smart Stay, ovvero il cellulare vede che noi lo stiamo guardando, quindi non dovrebbe andare in blocco. Abbiamo tutte le animazioni relative alla TouchWiz più vari hub del Galaxy che siamo abituati a trovare nei nuovi Galaxy. Andiamo a vedere il menu a tendina. Come potete vedere adesso abbiamo tutta questa tendina personalizzata con le varie impostazioni rapide. Questo è il classico menu che siamo abituati a trovare nei Galaxy di Samsung Android 4.1.2. Dimensioni, parliamo di un device piuttosto piccolo, compatto, 113,2 x 61,6, per uno spessore abbastanza elevato, però appunto è compatto, di 11,55 mm. Batteria piuttosto discreta, 1300 mAh, mentre la fotocamera posteriore da ben 5 megapixel con flash LED. Galaxy Fame, abbiamo provato per qualche secondo, ci sembra essere piuttosto fluido, pur la memoria, quindi ottimo lavoro dal punto di vista della ottimizzazione. Mettiamo, vi faccio vedere un attimo la tastiera. Ok. Come potete vedere non ho avuto un'esitazione, pur essendo la tastiera molto piccola, il touch è ottimo. Per adesso non abbiamo il feedback di vibrazione perché l'abbiamo disattivato, ma è veramente ottimo. Tasto centrale che serve per attivare il multitasking funziona benissimo, siamo arrivati a 5-7 applicazioni senza avere particolari lag, abbiamo il gestore della memoria RAM, eccetera eccetera eccetera. Foto, vi faccio subito vedere una disamina della macchina fotografica, eccola qua. Macchina fotografica che presenta anche l'autofocus, abbiamo fatto una foto, possiamo poi passare alla galleria tramite il tasto dedicato. Foto che sono discrete, niente di particolare. Abbiamo i due tasti di sistema, oltre a quello appunto il tasto fisico, abbiamo i due tasti soft touch al lato del tasto come ci ha abituato Samsung. Bilanciere del volume a sinistra, tasto di blocco sblocco del telefono a destra, in alto abbiamo sia la peritoria per levare la cover posteriore e togliere la batteria, sia il jack da 3,5. Sotto abbiamo il foro per il microfono più il connettore micro USB che adesso è coperto. Un buon telefono che dovrebbe arrivare a breve, grande distribuzione italiana, ad un prezzo veramente basso, ci dovremmo trovare intorno ai 200 euro.